Un saluto da Alfredo Giuliano. Il terribile martedì americano si era aggiudicato Hillary, anche se di stretta misura, ma era importante che l'America ritrovasse la ragione e puntasse sul cavallo di razza, puntasse su una coppiata affidabile, Hillary e Bill Clinton. Ricordiamo che sono stati 10 anni quelli di Clinton all'insegna della crescita economica, di una parvenza ma sostanziale pacificazione dell'intero pianeta. Pochi conflitti se non le scaramucce finte in Iraq con Saddam Hussein, dove pare che addirittura la contesa si sia svolta soprattutto in modo virtuale, con carri armati di plastica. Insomma, era spuntato il nome di Barack, ancora insidia Hillary, perché la partita finale si giocherà a marzo. Ricordiamo che marzo è un mese traditore. Le idi di marzo, purtroppo, aizzarono la congiura contro Cesare e ne decretarono la fine politica e la fine esistenziale. Non pensiamo però che ci saranno o ci debbano essere le idi di marzo per Hillary, forse per Barack. Strano come l'America, dopo 10 anni di George W. Bush, dopo le Torri Gemelle, dopo il doppio conflitto tuttora esistente che ha causato migliaia di morti, sia tra i soldati americani che nella popolazione civile irachena e afghana, ancora si decida per l'avventura. Barack non è mai stato governatore, Obama non ha mai esercitato alcun tipo di potere, non conosce le stanze della politica e sappiamo che i presidenti americani, quando non hanno la grande capacità di decidere da sé, finiscono in mano alla CIA, ai servizi segreti o a quelle forze o a quei gruppi di pressione che governano al posto dei presidenti deboli. Questo succede in tutti gli stati, succede ancora di più in America, dove gli interessi economici degli armieri sono fortissimi e dove i militari decidono sempre anche le strategie politiche. La famiglia Clinton ha dimostrato di gradire la pace, ma di sapere anche amministrare le risorse dell'America, di saperla guidare anche nei confronti degli stati economicamente forti che hanno, come dire, dettato legge in un campo in cui l'America magari non aveva le predisposizioni, la caratura, la disponibilità. Questa volta Hillary sembra avercela fatta, anche perché la candidatura di McCain non ha soddisfatto neanche quella dei repubblicani, neanche le mire dei repubblicani, stanchi forse di essere al governo, di essere rappresentati da un uomo che ne ha discreditato la figura, l'immagine del partito repubblicano. Per questo marzo deciderà ancora una volta che la candidata preferita da tutto il team democratico sarà Hillary. Su Hillary ricadranno anche i voti dei repubblicani che mai avrebbero dato, mai avrebbero conferito il voto a Barack. Per questo i democratici americani hanno corso un doppio rischio. Se Hillary fosse stata battuta, di certo il nuovo presidente degli Stati Uniti sarebbe stato il repubblicano McCain, perché i repubblicani non avrebbero mai votato un uomo di colore, si sa che sono non ostili ma hanno una tradizione piuttosto conservatrice e scettica nei confronti dell'uomo nero, ma anche i democratici perdenti nelle file, nello schieramento di Hillary, non avrebbero appoggiato Barack Obama. Quindi la vittoria sarebbe andata probabilmente al candidato repubblicano. In questo modo Hillary invece farà da paciere, riuscirà a concentrare su di sé sia i voti del Partito Democratico, quindi del suo schieramento, che quelli repubblicani. Si ritorna di nuovo al governo dei Clinton, che tanto ha fatto bene negli Stati Uniti. Certo, si vorrebbe qualcosa di meglio e di più, ma di questi tempi questo passa il convento, il sorriso bonario, l'aria di fiducia che ispira Hillary è forse unica nel panorama politico mondiale. Neanche in Italia abbiamo una passionaria capace di convincere, di ispirare realmente tanta fiducia, tanta sicurezza nella sua leadership. Per questo anche noi ovviamente siamo fiduciosi e diciamo: grande Hillary, vai avanti. Nel momento in cui la Corte dei Conti condanna l'Italia al pubblico ludibrio, parlando di corruzione politica, di corruzione economico-finanziaria e di squilibrio sociale in tutti i campi, l'America perlomeno dà un'immagine di sé, quella della democrazia politica,
e del ricorso alle urne con metodi realmente democratici. Da noi il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere, non sappiamo quello che ci aspetta. Mentre l'Italia soffre e cade al picco più basso della sua storia sociale, politica, anche diremo di più, rispetto all'Italia che tentava di rialzarsi dopo l'ultimo conflitto mondiale, non vedremo una classe politica pronta a raccogliere i cocci, ma a seminarne ancora. Quelli ovviamente sono i cocci di una politica fatta di liti, fatta di ripicche, fatta di piccoli uomini, di un'Italia che non esprime più neanche una mezza figura per dirci andate a lavorare.